Oggi, a passato e presente, parleremo di Trotsky, uno dei principali artefici della rivoluzione di ottobre. Trotsky aveva 26 anni ai tempi della rivoluzione del 1905, ne aveva 38 nel 1917, era nato nel 1879 come Stalin, ma il suo ruolo fu molto maggiore di quello di Stalin e in una qualche misura anche maggiore di quello di Lenin. E parliamo allora di Trotsky, ne parliamo col professor Lucio Villari, grandissimo esperto anche tra l'altro di storia del comunismo, e ne parliamo con i nostri giovani futuri storici, Saverio Albertano, Francesca Fanelli e Carolina Germini. Professore, si può dire che dopo Lenin Trotsky sia il maggiore, il più autorevole esponente della rivoluzione d'ottobre? Ma non dopo Lenin, forse prima di Lenin. Cioè perché, più di Lenin? Sì, perché Trotsky aveva un'esperienza rivoluzionaria che aveva consumato già nel 1905 durante i primi moti antizaristi. Ecco, ci riepiloghi brevemente la storia di Trotsky. Chi fu Trotsky? Ma Trotsky era apparteneva a una famiglia borghese, normale, ebreo, di origine ebraica. Sì. Non, il Trotsky è uno pseudonimo poi, perché lui si chiamava Bronstein. Non si sa neanche come abbia scelto questo nome, pare che fosse il nome di un suo carceriere quando era in Siberia, che lui ha voluto rievocarlo. Ma comunque è stato fin da giovanissimo impegnato culturalmente e politicamente proprio dentro la storia russa di fine Ottocento, con una serietà e con una corrispondenza di interessi vari che lo ha segnalato già come esponente politico durante, appunto, come dicevo prima, la rivoluzione del 1905, quando lui si appassionò e anzi fu fra i creatori di queste comunità politiche, queste cellule politiche rivoluzionarie che erano i Soviet, e a trovare nei Soviet quelli che erano i germi di una futura società o di un futuro Stato socialista. E anche alla rivoluzione d'ottobre fu così protagonista? Sì, perché Lenin non era presente nei momenti più drammatici del 1917, cioè dalla rivoluzione di febbraio fino all'ottobre, perché arrivò ad aprile, poi fu nuovamente espulso dalla Russia. E quando scoppiò questa rivoluzione d'ottobre, Lenin era da poco tempo tornato in Russia in modo molto attivo e molto impegnativo. Allora, entriamo nel primo capitolo della nostra storia con Trotsky, il rivoluzionario. Novembre 1917. Colpo di Stato in Russia. I bolscevichi assumono il potere a Pietrogrado e a Mosca, destituendo il debole e incapace Kerensky, che dopo l'abdicazione dello zar avvenuta 9 mesi prima, aveva tentato di introdurre in Russia un regime parlamentare. Questo colpo di Stato passerà alla storia col nome di Rivoluzione d'Ottobre. Un comitato militare rivoluzionario, presieduto da Trotsky, assume i pieni poteri. 2 giorni più tardi, Lenin forma il primo governo bolscevico. Trotsky viene nominato commissario del popolo per gli affari esteri. Non c'è stato quasi spargimento di sangue. Tutto è avvenuto nella più grande rapidità. Sono gli anni in cui l'Europa è sconvolta dalla Prima Guerra Mondiale. Il primo atto del nuovo governo bolscevico sarà quello di trattare una pace separata con la Germania, in modo da essere in grado di fronteggiare gli enormi problemi che il paese si trova a dover risolvere. Lenin delega Trotsky e Radek a trattare l'armistizio con la Germania, che viene firmato il 3 marzo 1918 a Brest-Litovsk. Per la Russia la guerra è finita.
ma il giovane Stato si troverà ben presto minacciato da ogni parte. Qualche mese più tardi, al termine della Prima Guerra Mondiale, 14 nazioni scendono in lizza contro la giovane Repubblica, sostenendo le armate dei bianchi nel corso di una sanguinosissima guerra civile. Tutta la Russia diviene un campo di battaglia. L'armata bianca può contare sull'aiuto del Giappone, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia e di numerosi altri paesi che intervengono nella lotta con armi, munizioni, denaro e corpi di spedizione. In poche settimane l'avanzata dei bianchi si trasforma in una marcia vittoriosa. I loro eserciti occupano i 9/10 dell'intero territorio russo, giungendo sino alle porte di Pietrogrado, che con Mosca è rimasta l'unica roccaforte dei bolscevichi. La rivoluzione rossa sta per essere soffocata con la forza delle armi. È in questa situazione disperata che Lenin affida a Trotsky il comando di un esercito che in realtà non esiste. Di una moltitudine di sbandati senza disciplina, Trotsky fa un grande esercito, l'Armata Rossa, che riconquisterà palmo a palmo tutto il territorio occupato dai bianchi. Nel suo treno corazzato, che diviene ben presto leggendario, il generale Trotsky percorre tutta la Russia da un fronte all'altro. Dopo 3 anni di guerra civile, la vittoria è dei bolscevichi. L'Armata Rossa ha vinto. All'estero, il nome di Trotsky coincide con il bolscevismo vittorioso. Avendo in studio una figura come Lucio Villari, gli chiediamo anche di intervenire a correggere eventuali pecche, ce ne sono sempre, inesattezze del filmato. Lo faccia sempre durante tutta la puntata. No, ecco, volevo dire, io non ho mai visto questo filmato. Tutte le cose nostre sono ricercate in archivio e mai certo, viste, certo, non viste di recente. No, volevo anche chiedere a te, ragazzi. Sì. Avete sentito che nel filmato 2 volte si dice il colpo di Stato a proposito della rivoluzione d'ottobre? Beh, che significa? Non lo so. O c'è una rivoluzione o c'è un colpo di Stato. Allora, qui c'è un errore storico. No, ma io lo dico perché su questo tipo di giudizio sono nate generazioni di storici e migliaia di libri, perché non è facile definire la rivoluzione d'ottobre una rivoluzione. Perché io stesso non so cos'è questa. Io reputo che la rivoluzione vera sia stata a febbraio, nel 17, e non dal debole, come dice il filmato Kereschi. Kereschi era un avvocato intelligente che apparteneva al movimento dei socialisti rivoluzionari. Quindi aveva contribuito a fare una rivoluzione che ha deposto lo zar. Allora, come colpo di Stato contro chi? La sua ricostruzione, professore, è perfetta. Una vera rivoluzione a febbraio. E ha deposto lo zar. Ha deposto lo zar. E poi due interventi molto decisi, non chiamiamoli colpo di Stato per non venire meno al rispetto nei confronti di questa storia, due interventi molto decisi, ma lei sa benissimo che lì non ci fu nessuna partecipazione popolare, per cui quello che sappiamo è che entrarono in un palazzo e non so come chiamarlo, ma certo non è una rivoluzione. Colpo di mano. La parola la lascio a lei. No, è perché ha perfettamente ragione, ma e Trotsky in tutto questo però di nuovo ha un ruolo da protagonista. Fondamentale, ma il ruolo di Trotsky è stato fondamentale, più di Lenin, lo dicevamo anche in prima, questa seconda anche fase. In questa fase. Però l'idea che si dovesse rovesciare un governo legittimo, diciamo, dava l'impressione che si facesse una rivoluzione, ma la rivoluzione non c'è stata perché non c'è stata una grande adesione di masse a questa rivoluzione. Esatto, esatto. C'è stata anzi una ma forte opposizione. Ma l'idea di fare quel, adesso chiamiamolo colpo di mano, è di Lenin o è di Trotsky? Ma forse di Trotsky di più. Eccolo, perché, di nuovo protagonista. Perché Lenin ha gettato le premesse di questa iniziativa bolscevica, chiamiamolo così, ma chi ha veramente costruito i meccanismi dell'intervento anche militare dei marinai e dei soldati è stato Trotsky, perché, ecco la seconda domanda che stavolta mi permetto di porla io a voi, perché c'era la guerra in quel momento e i marinai e i soldati erano stanchi di stare in guerra e quindi appoggiarono questo colpo di mano, chiamiamolo così, dell'ottobre, per poter uscire al più presto dalla guerra. Questo è il punto. Certo, questo è vero. E Trotsky poi avrà, rendiamogli tutti i meriti, anche una grande capacità nell'organizzare l'Armata Rossa, senza la quale l'Armata Rossa, organizzata da Trotsky in modo spietato, la rivoluzione probabilmente, o come la abbiamo chiamata, sarebbe morta, nel senso che sarebbe stata sopraffatta.
Albertano, a lei il commento di quello che abbiamo detto fino adesso. Grandissimo uomo politico, grandissimo intellettuale, ma soprattutto una grande capacità di venire a patti con la realtà. Ho sempre trovato sorprendente, da una parte il rigidismo dogmatico della teoria comunista, dall'altra la capacità di inserire nell'esercito ufficiali zaristi e persone legate È vero, lui seppe utilizzare tutte le risorse possibili come capo militare, ma per esempio come se a me o a lei, professore, ci dicesse adesso guidate un grande esercito, io sarei spaventato, immagino così anche lei. Come fa Trotsky dal nulla, non avendo esperienza militare, a mettere su una cosa come l'Armata Rossa? Ecco, appunto, anche per quello che diceva lui. Il problema era in quel momento la guerra, allora bisognava uscire dalla guerra del 15-18, quella che conosciamo come prima guerra mondiale, uscire subito, perché questa era la richiesta dei soldati e dei marinai russi. Allora Trotsky intuì che la vera rivoluzione socialista non la potevano fare gli operai delle officine Putilov o il proletariato, diciamo, o i contadini, ma devono farla i militari. Allora io questo già mi permette di dire che questa rivoluzione d'ottobre è una rivoluzione militare soprattutto, più che proletaria. Giusta osservazione. Quindi Trotsky ha questo ruolo enorme, ma in fondo il gruppo dirigente del partito gli sarà ingrato, a cominciare da Lenin. Però io le voglio far vedere un filmato, professore, dalla morte di Lenin e gli intrighi di Stalin successivi, anzi precedenti, la morte di Lenin. Quando muore Lenin nel 1924, Stalin si è già conquistato nel partito un potere determinante. Lenin, nel suo testamento, cercherà di mettere in guardia il comitato centrale del partito contro la vertiginosa ascesa di Stalin. Ma Stalin controllerà anche il funerale del padre della rivoluzione. Un telegramma con una falsa data da lui inviato a Trotsky, che si trova lontano da Mosca, non consente al suo rivale di essere presente ai funerali, importante questione di prestigio nel cerimoniale sovietico. Stalin è fra coloro che portano a spalla la bara. Nell'Unione Sovietica il testamento di Lenin non verrà mai pubblicato. Soltanto un anno dopo la morte di Lenin, il contrasto fra Stalin e Trotsky si è fatto radicale. Trotsky sostiene la politica che verrà poi definita della rivoluzione permanente. All'interno, la realizzazione a tappe forzate del comunismo attraverso una collettivizzazione integrale. All'esterno, l'appoggio risoluto a tutti i movimenti rivoluzionari degli altri paesi. Stalin, invece, decide di sacrificare la speranza di esportare la rivoluzione al consolidamento dello Stato e del regime sovietico. È la teoria del socialismo in un solo paese. Ma non si tratta soltanto di un contrasto ideale. I due uomini hanno un temperamento opposto. Trotsky, il tribuno brillante e appassionato, l'intellettuale nutrito del pensiero occidentale, animato da una tensione egalitaria e da una fiducia messianica nella rivoluzione. Stalin, l'uomo di partito che non è mai uscito dai confini della Russia, il realista che diffida dei suoi stessi compagni e che intende innestare il messaggio di Marx sulle tradizioni autoritarie della Russia. Carolina Germini, Stalin, si capisce anche da questa ricostruzione del filmato, ha vinto la partita in partenza, però di Trotsky che resta? Allora, diciamo che qui si parla anche del concetto di rivoluzione permanente, che in realtà è sempre stato attribuito a Trotsky, ma era già presente nei testi di Marx ed Engels. E appunto mi veniva in mente questo, che forse Trotsky più di Lenin e più di Stalin si è riallacciato ai testi marxisti in maniera più fedele, in maniera più... Secondo me la Germini ha perfettamente ragione. Nell'impianto di Marx, adesso non voglio fare una lunga dissertazione, la rivoluzione era un fenomeno mondiale. Trotsky è il più autentico interprete del pensiero marxista. Nel senso che Marx, come appunto lei diceva, aveva una visione globale della rivoluzione, esatto. Ma
Il punto era dove doveva scoppiare questa rivoluzione socialista, secondo Marx. Doveva scoppiare in un paese industrialmente avanzato in cui c'era una classe operaia, in Inghilterra, in Germania, c'era una classe operaia molto, molto importante che avrebbe potuto costituire il nucleo sostanziale di una rivoluzione socialista. Trotsky si inserì in questa difficoltà di utilizzare Marx dicendo forse partendo da un paese arretrato per una rivoluzione socialista per vincere deve dilatarsi in tutto il mondo. E questo secondo me in un certo senso si può dire che su questo Trotsky era superiore a Stalin, però se non si fosse adottato il criterio di Stalin di fare rivoluzione in un paese solo, praticamente la rivoluzione sì, si sarebbe tentata in tutto il mondo, sarebbe fallita e quell'esperienza sarebbe finita in quei due colpi, certo, di mano. Ma Trotsky si era, come dicevo, si era inserito in una aporia di Marx, no? Perché nel certo, senso che dicevamo prima, e anche Gramsci, quando scoppiò la rivoluzione d'ottobre, scrisse un articolo sulla De Nova, ha scritto la rivoluzione contro il capitale. Cioè c'è il senso che questa rivoluzione non doveva scoppiare in Russia. Non doveva scoppiare in Russia. Francesca Fanelli. Io penso che Trotsky abbia avuto un'intuizione geniale che comunque dà fede del suo acume intellettuale. Aveva capito l'importanza delle masse, del proletariato. Questo suo ingegno appunto lo portava anche ad andare al di là dell'ortodossia comunista, marxista. E io penso che questo è stato un grave limite di Stalin. Professore, mi levi una curiosità. Lei da giovane fu trotskista? No, mai. No, no. Io non ho mai amato questi protagonisti della rivoluzione russa. Però Trotsky non si conosceva quasi nella sua... Guardi, io parlo della sua giovinezza. Sì, quando ero all'università io frequentavo spesso le riunioni, i convegni che faceva l'Istituto Gramsci. Sì. Dove confluiva la migliore forza. Se ne parlava di Trotsky esattamente come ne parliamo noi? Non ne parlavano mai. C'era una specie di damnatio memoriae dei comunisti italiani su Trotsky, per cui quei pochi trotskisti che credo ci fossero dovevano combattere sia contro l'ostracismo storico che Stalin aveva dato a Trotsky, sia contro la damnatio memoria dei comunisti occidentali. Lo dico per gli spettatori, il professor Villari è giovanissimo, quindi queste riunioni di cui parla sono riunioni che si sono svolte molti anni dopo la morte, l'uccisione di Trotsky. E quindi non stiamo parlando, e nonostante Trotsky fosse morto da molti anni, fosse finita la seconda guerra mondiale, fosse morto probabilmente già anche Stalin, di Trotsky all'Istituto Gramsci non si parlava. I libri di Trotsky erano pubblicati in Italia. E Einaudi ha pubblicato, esatto, diversi c'erano scritti i libri, di ma non... I libri sì, leggere Trotsky ecco sì. Ecco qual è la damnazio di cui lei parlava. Questa è, quando lei parlava di demistificazione, di rompere un mito, effettivamente lei ha perfettamente ragione. Trotsky era un personaggio che non si poteva quasi non si nominava. Pensando a posteriori, io dico forse non elogiarlo, ma si poteva studiarlo, insomma, come uno dei protagonisti di questa Russia terribile. Lei ha perfettamente ragione. Entriamo adesso nel secondo capitolo, la caduta e l'esilio di Trotsky. La rivoluzione incomincia a divorare i suoi figli. Trotsky gode ancora di molte simpatie, ma Stalin ha in mano l'apparato del partito, che esercita il potere effettivo. Facendo approvare una vecchia clausola di Lenin, che permette al comitato centrale del partito di espellere in casi di emergenza i membri colpevoli di frazionismo, Stalin decreta in pratica la fine dell'opposizione trotskista. Nel 1925 Trotsky è costretto a dimettersi da tutti i suoi incarichi. Nel 1926 è escluso dal Politburo, nel 1927 dal Comitato Centrale e dal Partito. Stalin inizia il cammino verso il potere assoluto, il dispotismo, la dittatura. Per Trotsky inizia il cammino dell'esilio. 1927. Trotsky è confinato ad Alma-Ata, alla frontiera con la Manciuria. 1929.
Trotsky è espulso dall'Unione Sovietica per ordine di Stalin. Il 2 febbraio si imbarca sulla nave Ilich, destinazione Turchia. Un ufficiale della GPU, la onnipotente polizia sovietica, gli consegna per ordine di Stalin una liquidazione di $1,500 per i fedeli servizi resi alla rivoluzione. Trotsky, privo di mezzi, è costretto ad accettare l'elemosina. In esilio Trotsky non rinuncia al suo impegno politico. Anzi, il suo intento è quello di trovare un luogo propizio da cui operare, sottraendosi alla stretta sorveglianza a cui Stalin continua a sottoporre l'uomo che potrebbe contendergli il ruolo di leader del comunismo mondiale. Ma in Turchia Trotsky si sente come una belva in gabbia. Avverte di non essere riuscito a sottrarsi al controllo degli uomini della polizia staliniana. Comincia la sua disperata ricerca di un asilo sicuro da cui continuare la sua opera. Mi piace, mi fa sorridere questa cosa del potere staliniano che lo manda in esilio, nonostante, come ha ricordato il professor Villari, fosse stato il protagonista principale della rivoluzione. Però non gli disconosce questo merito, lo paga, gli dà una piccola mancia, insomma una somma ridicola rispetto al suo merito, però glielo riconosce, quello vale. Curioso perché, come tutti sappiamo, poi Trotsky, forse non tutti, ma insomma, verrà addirittura cancellato dalle foto ufficiali della storia sovietica. Germini. Io mi domandavo quale fosse l'interesse di Stalin ad allontanare Trotsky, ad ostracizzarlo. Dunque, anzitutto Stalin aveva interesse all'allontanare Trotsky per poter realizzare lui quello che Trotsky aveva teorizzato, cioè l'industrializzazione forzata della Russia, la militarizzazione degli operai per fare nella Russia una rivoluzione industriale che nell'Occidente era durata 200 anni. Lui voleva realizzarla in pochi anni. Ma non lo poteva fare insieme a Trotsky? Ma perché doveva mandarlo qui scattano diverse personalità, perché mentre Trotsky aveva una profonda ammirazione per Lenin e anche stima intellettuale e aveva anche delle differenze di opinioni su alcune cose, ma era sostanzialmente ammiratore, riteneva Stalin un mediocre burocrate che avrebbe comportato, se fosse salito al potere, una degenerazione dello Stato sovietico in una enorme burocrazia, cosa che è avvenuta in realtà. Ma la sostanza, la rozzezza quindi, culturale di Stalin. Trotsky, sempre per prendere quella tessera ad honorem della Quarta Internazionale, aveva avuto delle intuizioni giuste anche sulla degenerazione di Stalin. Certo, ma l'aveva avuta anche Lenin, che lasciò il testamento che fu occultato. Però, e diceva fate attenzione a Stalin. Io su quel testamento diceva fate attenzione a Stalin, però diffidava anche di Trotsky. Certo. Quel documento di Lenin, ognuna delle due fazioni lo usò. È come se lei avesse due figli in rivalità tra loro e lasciasse un testamento dicendo male dell'uno e dell'altro. Allora, questo è un atto grave. Sa cosa Lenin contestava a Trotsky? Questa idea che dicevo prima, che la classe operaia andasse militarizzata. Lenin era più duttile su questi punti. E riteneva, tra l'altro, che la fase intermedia tra la nascita, tra la rivoluzione e la costruzione dello Stato comunista dovesse permettere, diciamo, delle aperture anche sul piano dell'economia, che poi realizzò veramente nel 21 con l'inaugurazione della nuova politica economica, a cui aderì anche Trotsky, ma non volentieri come avrebbe dovuto. Quindi Trotsky rappresentava, diciamo, una sinistra più dura, mentre Lenin era più duttile. Stalin era il rozzo proprio funzionario che poi si impose con le manovre di corridoio, diciamo, di alleanze interne al partito. Certo. Lo scontro Stalin-Trotsky oggi sembra incredibile, ma si riverberò sul mondo. Vediamo questo filmato, guardi professore. Hitler conquista il potere. Trotsky accusa Stalin di non aver sufficientemente appoggiato a suo tempo la possibilità di una rivoluzione proletaria in Germania. 1936. In Francia e in Spagna si inaugura la politica dei fronti popolari. I comunisti accettano di collaborare con i partiti cosiddetti borghesi per impedire la vittoria del fascismo. Trotsky vede in questa politica un altro tradimento della purezza rivoluzionaria. I comunisti accusano i trotskisti di dividere le forze di sinistra e di essere diventati dei provocatori alleati al fascismo.
Scoppia la guerra civile in Spagna. I comunisti e i trotskisti accorrono a difesa della Repubblica. A Mosca, Stalin afferma che gli oppositori della sua politica sono diventati dei nemici dell'Unione Sovietica, si sono trasformati da oppositori politici in spie e traditori. L'inizio dei processi di Mosca ha un immediato tragico contraccolpo in Spagna. Le brigate internazionali, che raccolgono tutti gli antifascisti, subiscono per opera di una polizia segreta comunista una sanguinosa epurazione che adimira gli elementi trotskisti. Trotsky non si ritira però dalla lotta, che è ormai diventata per volontà di Stalin una lotta senza esclusione di colpi, dove i trotskisti sono soggetti a colpi mortali. Egli accetta la sfida e lancia il progetto di una quarta internazionale, opposta all'internazionale comunista, completamente infeudata allo stalinismo. Il tribunale di Mosca condanna Trotsky alla pena di morte in contumacia. Professore, c'era già stata anche nella rivoluzione francese questo incubo del complotto, del nemico interno, di seguire che ognuno è una spia potenziale in mano al più terribile nemico. Guardi, questo Trotsky seguiva uno schema storico intellettuale molto preciso a proposito di quello che lei diceva sulla rivoluzione francese. Cioè, la rivoluzione francese equivale alla rivoluzione d'ottobre, ma poi scatta, diciamo, che comprende la rivoluzione francese, comprende anche il terrore, Robespierre, il giacobinismo, eccetera. Quando cade Robespierre scatta il Termidoro. Termidoro è la reazione moderata, conservatrice alla rivoluzione francese precedente. Allora lui diceva che Stalin e altri alleati suoi come Kamenev, Zinoviev, Bukharin rappresentassero il Termidoro della rivoluzione russa. Coraggio. Tutti uccisi dopo negli anni. Tutti i personaggi che lei ha nominato, che erano altri grandi autorevoli. Sì, i quali all'inizio erano contro Trotsky e a favore di Stalin, e Stalin li uccise insieme a Trotsky. Stalin, l'abbiamo detto più volte, era un genio nella capacità di metterli uno contro l'altro, e non si capisce come tutti questi protagonisti della storia dell'Unione Sovietica si lasciassero giocare come burattini. Però adesso dobbiamo entrare nel terzo capitolo, che è il più drammatico: Trotsky in Messico e la parabola finale di questa esperienza. Dall'inizio del 1937 Trotsky risiede in Messico, dove il presidente Cárdenas, malgrado le violente proteste di alcuni gruppi comunisti e di qualche ex militante della guerra civile spagnola, ha offerto al vecchio rivoluzionario un rifugio tranquillo. Dopo un primo periodo trascorso nella casa del pittore Diego Rivera, Trotsky si stabilisce a Coyoacán, alla periferia di Città del Messico. Qui i suoi seguaci e i suoi allievi prendono ogni precauzione per proteggere il maestro e intensificano il servizio di sicurezza intorno a lui. 23 maggio 1940. Intorno alla vita di Trotsky il cerchio della congiura si stringe. Nella notte 20 uomini armati sono riusciti a penetrare nel giardino della villa, oltre il pesante portone di ferro, grazie alla connivenza di una guardia del corpo che verrà eliminata come testimone ingombrante. Il grido degli attentatori è «Muerte a Trotsky». Io ho partecipato e ho compiuto la mia parte della missione, che era quella di disarmare i poliziotti messicani. Nel frattempo i miei amici penetrarono nella casa. Se avessero voluto uccidere Trotsky ci sarebbero riusciti. Non sarebbe stato difficile, ma i colpi sparati dagli aggressori avevano solo uno scopo psicologico. Dovevano semplicemente intimidire e spaventare le persone che avevano il compito di difendere Trotsky, che ci avrebbero impedito di prendere con noi tutti i documenti di cui avevamo bisogno per provare l'esistenza delle relazioni che Trotsky intratteneva con i trotskisti nordamericani e a mezzo loro con il governo americano, e la sua determinazione di combattere e di distruggere il regime sovietico. Nella casa di Coyoacán vengono applicate nuove misure di sicurezza, altri impianti elettrici di allarme, serrande d'acciaio alle finestre. L'8 giugno 1940 Trotsky pronuncia l'ultima delle sue lucide profezie. L'attentato sarà ripetuto certamente. Sotto che forma? Forse sarà un attacco terroristico con bombe e mitragliatrici, o forse sarà l'azione di un singolo che si accaparrerà la mia fiducia. Qualcuno che si accaparrerà la mia fiducia.
Jacques Mornard. Chi è quest'uomo destinato a fare irruzione nella vita di Trotsky un giorno d'agosto del 1940? È l'amante di una giovane trotskista americana che risiede a Parigi, Silvia Ageloff. Nell'agosto del 1940, a tre mesi dall'attentato di Siqueiros, Silvia introduce da Trotsky il suo amico Jacques Mornard, arrivato in Messico con un falso passaporto. Mentre Trotsky correggeva il manoscritto del suo articolo, Mornard, che aveva sotto l'impermeabile una picozza da alpinista, gli vibrò, gli assestò un gran colpo sul cranio. La picozza di Mornard era penetrata per 7 centimetri nel cranio di Trotsky. La mano di Stalin era giunta finalmente sino al suo grande rivale. Qui alla mia sinistra c'è un subbuglio dopo aver visto questo... Bisogna dire che comunque... Trotsky, secondo me, secondo il mio parere, può incarnare l'ideal tipo di rivoluzionario, sempre fedele alla sua idea. Mi hanno colpito molto le sue parole che dicono che lui morirà comunista, materialista dialettico, marxista, e che questa sua idea va ben oltre una fede religiosa. Ed è bella, molto bella questa coerenza, perché di solito si dice che... Allora, a questo proposito, dopo... Il testamento scritto lasciato da Trotsky. Albertano. Forse una rivalutazione generale del significato dell'esilio, non un ritiro spirituale, ma l'esito di una sconfitta concreta. L'errore originale, forse il più grande di Trotsky, è stato quello di pensare che dopo 10 anni di dissanguamento la popolazione sovietica sarebbe stata in grado e volenterosa di seguirla nel sacrificio della rivoluzione permanente. Quando uno finisce in esilio, poi, in qualche modo, non dico che dovrebbe rassegnarsi, ma non confondere la sua ansia di vendetta con la realtà. Ecco, allora, siccome abbiamo detto che la rivoluzione d'ottobre era in coincidenza con una guerra internazionale, l'esilio di Trotsky comincia nel 1929, quando comincia la grande crisi capitalistica col crollo di Wall Street, che mostrò a Trotsky un volto di capitalismo in decadenza, e questo fatto diede una spinta teorica maggiore alle idee di Trotsky, dicendo: ecco, questo è il momento in cui il socialismo in un solo paese non vale nulla. Dopo aver fallito sostanzialmente, perché nel 19 c'era stato un tentativo rivoluzionario in Germania e che era fallito, i moti spartachisti. Lui ricomincia a sperare che Stalin vada a ramengo, adesso mi esprimo così in modo facilone, e che la rivoluzione riparta a causa, come lei diceva, della crisi del 29 in tutto il mondo. Ma quando poi Stalin lo fa uccidere, come abbiamo visto, sono passati 11 anni da quel momento, e perché si è visto che la crisi del 29 non è andata, non ha prodotto quello che diceva Trotsky, e io mi domando perché Trotsky insisteva. Perché pochi mesi prima di essere ucciso scoppiava la seconda guerra mondiale. Scoppiava la guerra e la Russia aveva firmato un patto di non aggressione con la Germania nazista. Questo agli occhi di Trotsky era un tradimento del socialismo. Cioè, un paese socialista non può firmare un patto con un paese nazista. E allora lì vedeva il momento critico e Stalin capì che quello era il punto debole, ma lo fu anche per i movimenti comunisti europei, questo patto russo-sovietico. Sì, provocò sconcerto, è ovvio. E sì, era un tradimento degli ideali del socialismo. Ora, per rispondere pure all'osservazione che diceva prima, gli ideali del socialismo erano sempre presenti in Trotsky, magari velleitari, grandi illusioni, ma lui era un uomo di cultura che collegava, diciamo, l'idea politica del socialismo con anche un'idea letteraria, poetica, artistica, come di una rivoluzione della cultura mondiale. Negli anni 1919-20 Trotsky era incuriosito, quando era già commissario del popolo, eccetera, si era incuriosito del futurismo italiano e chiese a Gramsci una relazione sul futurismo italiano, vedendo in questo movimento, che poi era di destra, vedendo quello che poteva essere il rinnovamento dei linguaggi poetici, letterari, artistici, che andava bene nella Russia rivoluzionaria degli anni venti, cosa infatti, che funzionò. Infatti funzionò e diciamo, non era detto al momento in cui Trotsky
se ne interessò che il futurismo sarebbe diventato una cosa di destra. Nell'accezione trotskista poteva anche, se avesse capeggiato Trotsky poteva diventare di sinistra. Questo appunto conferma questa duttilità che per Stalin era incomprensibile di Trotsky. E adesso però, come avevo promesso prima a Francesca Fanelli, faccio vedere il testamento scritto lasciato da Trotsky. Per 43 anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario. Morirò da rivoluzionario proletario, da marxista, da materialista dialettico e quindi da ateo inconciliabile. La mia fede nell'avvenire comunista del genere umano non è meno ardente che nei giorni della mia giovinezza, anzi, è ancora più salda. Natasha si è appena avvicinata alla finestra che dà sul cortile e l'ha aperta in modo che l'aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la lucida striscia verde dell'erba ai piedi del muro e il limpido cielo azzurro al di sopra del muro e il sole dappertutto. La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore. Sono davvero stupito, Francesca Fanelli lo sapeva quasi a memoria e non credevo che fosse un testo così. È importante questo testamento, professore? Sì, è importante perché conferma un po' le cose che ci siamo detti sulla personalità e anche sugli aspetti privati della sensibilità di Trotsky. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel giudicare noi storici questa vicenda tremenda in cui si trovò Trotsky, eccetera, siamo meno portati a studiare gli aspetti un po' privati e umani e intellettuali. Trotsky era circondato di intellettuali, appunto. Ma perché avevano questo rapporto così deferente con lui? E non. Perché con lui si poteva parlare anche di queste cose, ecco, si poteva parlare anche di non politica, di non ideologia. C'era questa apertura intellettuale che consentiva a lui di comunicare con tutte le persone cui eri. Per carità, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Gli interlocutori di Trotsky discutevano animatamente, fino a notte, c'era una discussione, ma sostanzialmente. La critica più dura, guarda, abbiamo fallito, purtroppo tu sei meglio, Stalin è peggio, ma la storia è andata così. La critica più dura non è venuta fuori. Non è venuta fuori da nessuno. Ma verrà fuori successivamente, basta pensare al saggio di Furet, il passato di un'illusione. Che è stata forse lei ha ragione, è vero. L'illusione del comunismo. La conclusione di Furet è il più grande riscatto e risarcimento che Trotsky ha avuto dagli intellettuali. La grande illusione del comunismo, che è quella in cui noi viviamo oggi. Senta, professore, grazie davvero per questa anche bellissima conclusione, però non creda che la lascio andare via senza che lei mi dica i nomi di i titoli di almeno uno, due, tre volumi. Guardi, Trotsky era anche un bravissimo scrittore e ha scritto un'autobiografia che è uscita anche in traduzione italiana, quando era già in esilio, è uscita anche in traduzione italiana da Mondadori nel 1933, quindi sotto il regime fascista, si chiama La mia vita. Consiglierei di leggerlo perché sono dei brani scritti molto bene. E poi c'è quella biografia di Isaac Tosher, Il profeta armato e il profeta disarmato, che è uscito negli anni 70, che è una ricostruzione la più obiettiva possibile della vita di Trotsky. Chiudiamo questa puntata ringraziando il professor Lucio Villari, grazie davvero, e ringraziando molto per i loro interventi Saverio Albertano, Francesca Fanelli e Carolina Germini. Lucio Villari ci ha detto dei libri fondamentali per capire la personalità di Trotsky. Mi permetto di aggiungerne un terzo, un quarto, ed è Il dottor Zivago di Boris Pasternak. Zivago, un romanzo, che c'entra? Beh, nel dottor Zivago, sia nel libro che anche nel film di David Lean,
è ben tratteggiata la figura di Strelnikov, che guida l'esercito dei boschi contro i russi bianchi di Kolchak e che rapisce in qualche modo Zivago e lo porta a combattere con sé, sottraendolo a Lara e alla sua famiglia. Ecco, nel racconto di Pasternak ci sono dei caratteri, delle notazioni sulla durezza di Trotsky che forse nel resto della letteratura più dedicata a lui ci sono meno. Leggiamo Zivago per capire Trotsky.